Marina. Mossa. La pressione. No, senza esami. Jessica, mi ho dato, ce l'ho fatta. E dopo mi sono ritrovata a insegnare e quando ero ormai
adesso non mi ricordo in che anno, arriva lei, che era 93, arriva lei, che però era già laureata, o perlomeno si stava laureando. E quindi siamo diventate, anziché maestra e allora colleghe. Abbiamo lavorato 10 anni insieme, poi io ho smesso. Ultimamente ritorno per dare una mano che c'è un aiuto e capito quest'anno, capito della seconda elementare di maestra. Con la signora Dall'Orto nella sua classe e capivo che questa maestra aveva la marcia in più e quindi spesso andavo la mattina durante la settimana per vedere cosa faceva, come faceva a scuola, bisognava imparare. E poi quando io sono entrata di ruolo ho lavorato con la signora Dall'Orto e ci ritroviamo adesso che lei è alunna della signora Dall'Orto. Io ho imparato a fare la maestra dalla signora Dall'Orto e ci troviamo decisamente molto bene. Mi spiace solo che se ne vada. Ho preso in prestito una frase di Gianni Rodari. Ora sì, è la nostra scuola intitolata Gianni Rodari, quindi vedo ragazzi che hanno contribuito a far sì che questa scuola venisse intitolata e venisse posta la targa del decennio della costruzione di questo edificio, intitolata prendendo una frase di Gianni Rodari, e io ho preso un'altra frase che si aggancia un po' a quello che ho sentito dire dagli interventi che abbiamo ascoltato tutti questa sera. La frase dice così: in cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio. E allora mi viene da dire buon viaggio a tutti. Io inizio il mio viaggio, i colleghi che mi hanno preceduto nella vita della pensione auguro loro di continuare a viaggiare, ai genitori ovviamente di continuare a viaggiare insieme ai propri figli, ma soprattutto ai ragazzi buon viaggio. Ovviamente il viaggio più lungo adesso è il vostro e che sia un buon viaggio veramente. Un buon viaggio a chi ovviamente aiuta a far funzionare la scuola, dall'amministrazione al tutor personale e quindi potrei finire qua. E dice così, l'insegnante con la I maiuscola dovrebbe essere serio, severo, aperto, disponibile, completo, sereno, innovativo, chiaro, costante, fermo e sicuro, competente, attento, intuitivo, giusto e sensibile, appassionato, consapevole, gratificante, rispettoso e irreprensibile. Vedo qualche dirigente e quindi giustamente irreprensibile ci sta. Dopo tutto ciò, conclude questa insegnante, dice bisogna però sempre tenere presente che l'insegnante è un essere umano e per questo passibile anche di errore. Il docente serio cerca di dare il meglio di sé, anche se è ovvio che non tutti i giorni sia in grado di dare il massimo. L'insegnante che ha scelto il proprio lavoro per passione mette in gioco tutte le proprie energie per fare in modo che il suo operato non si disperda nel nulla e per cercare di ottenere il massimo da ciascuno dei ragazzi, dei ragazzi che vengono a lui e a lei affidati. Insomma, è una grandissima responsabilità.
ed è forse proprio questo che noi docenti non dobbiamo mai dimenticare, una grande responsabilità che però diventa lieve se c'è il supporto dei colleghi, delle famiglie, perché le famiglie sono fondamentali se nel nostro lavoro ci supportano, di tutti i collaboratori che in un modo o nell'altro prestano il proprio servizio, il proprio operato accanto a noi insegnanti e di tutti i ragazzi, che sappiamo, lo dicevo giorni fa con Dario, cambiano, perché i tempi cambiano, però come diceva Sant'Agostino, cito anch'io, una recitazione a Bellara, i tempi siamo chi facciamo noi, quindi dobbiamo noi cambiare lo sguardo sui ragazzi mentre i ragazzi stanno cambiando con i tempi che cambiano. E allora forse in questo modo, cambiando lo sguardo, riusciamo davvero a rendere questa responsabilità importante ma leggera, e quindi ritornano fuori, ecco, tutti gli aggettivi citati nella lettura precedente. Uno di quei tre, quelli che più preferisco e più mi piace, è l'insegnante deve essere sereno, perché la serenità davvero poi sta alla base di tutto quello che mettiamo in gioco quando entriamo in queste mura, che sono solo mura virtuali, o meglio, fisiche, però noi sappiamo che i nostri ragazzi e quello che noi facciamo con i nostri ragazzi continua anche al di fuori di queste mura, e allora ecco, la serenità è davvero importante. Concludo con quello che sì, di solito si dice alla fine, ma non perché sia meno importante di tutto quello che è stato detto finora, con un grande grazie, una grandissima riconoscenza davvero a tutti per avermi anche sopportata, per avermi supportata per questo che state facendo e per tutto quello che adesso non ricordo. Quindi davvero tanta gratitudine e grazie davvero. Qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego. È una cosa importante, sono io che te la dono. Non è una cosa da far vedere.